L'assemblea costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Nella tribuna diplomatica il capo della commissione alleata, ammiraglio Stone. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla costituente, è al completo. Tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana! Il 4 marzo 1947 si apre all'Assemblea Costituente la discussione generale sul progetto di Costituzione della Repubblica Italiana redatto dalla Commissione dei 75. I lavori si concluderanno il 22 dicembre dello stesso anno con l'approvazione a larghissima maggioranza del testo che Lelio Basso contribuì a scrivere, a cominciare dal secondo comma dell'articolo 3. Ci fu un contributo mio originale, che fu proprio elaborato da me, presentato da me e su cui ottenni l'approvazione dopo qualche resistenza, che fu quello di sintetizzare in una formula generale questo insieme di diritti dei cittadini e di doveri dello Stato. Ed è la seconda parte dell'articolo 3 che vorrei proprio leggere. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo era un concetto interamente nuovo nel diritto costituzionale italiano e straniero e in sostanza afferma questo, che finché la Repubblica non avrà assicurato un'eguaglianza di fatto, rimuovendo anche le disuguaglianze economiche e sociali, la democrazia non sarà realizzata. Lui sottolineò come il centro della vita repubblicana, della vita democratica, dovesse essere il valore dell'essere umano, ma non dell'individuo singolo scisso dalla collettività come nell'individualismo del Settecento, dell'Ottocento, ma l'essere umano inserito nella vita sociale, parte della collettività. Ma soprattutto, e qui è l'iniziativa che condusse alla formulazione proposta dallo stesso Lelio Basso del secondo comma dell'articolo 3, lui sottolineò che non bastasse questa uguaglianza di fronte alla legge, uguaglianza formale, uguaglianza di diritti astratti, perché se uno poi non ha la possibilità di utilizzarli, non ha il minimo delle capacità di sopravvivenza per far valere questi diritti, e allora a ben poco sarebbero valsi. Non c'è in nessun'altra Costituzione, perlomeno dell'epoca, una norma siffatta. È stato considerato questo il capolavoro istituzionale di Lelio Basso.